Filippo Grandulli, alias Diana, è una delle drag queen più note in Sardegna e non solo. Dopo aver vinto un importante concorso che ha di fatto sancito la notorietà di Diana, è iniziata la spumeggiante carriera di Filippo, che, come ha spiegato ai microfoni di Miss TV, vive costantemente al servizio di Diana. Diana prende vita effettivamente nel 2009 e poi si concretizza nel 2010 quando vinse il concorso di Miss Drag Queen Italia in Sardegna e poi partì alle nazionali, che non vinse, però si fece conoscere. E come drag queen invece nasco tanti anni fa, quando avevo 16 anni, in un locale di Cagliari che si chiamava tipo Paradise, un nome del genere, e poi col passare del tempo però fu lasciato questo lavoro per lo studio. Ho studiato costume all'Accademia di Belle Arti di Bologna, poi ho studiato trucco a Roma, quindi non c'era tempo per seguire due vite, poi quella di Diana è molto impegnativa. E invece dal 2010, dopo aver vinto il concorso, ci sono stati vari progetti, un susseguirsi di impegni e cose più concrete che hanno fatto sì che questo lavoro diventasse un vero e proprio lavoro poi in realtà. Ma come si conciliano la vita di Filippo e quella di Diana? Non si conciliano, nel senso che Filippo si deve occupare, diciamo, 24 ore di Diana, perché è Filippo che si occupa dei vestiti di Diana, è Filippo che si occupa di andare a cercare gli accessori e i gioielli per Diana, i capelli di Diana. Quindi è una cosa che un'attività a tempo pieno è una cosa che va seguita con impegno e ci vuole passione. Sarebbe bello magari un giorno poter vivere solo di questo, perché comunque ci vuole passione, c'è un team dietro Diana, di amici e persone che purtroppo non possono essere pagate, però è la passione a sostenere questo progetto. Devo comunque seguire i miei lavori principali, quello del truccatore, costumista, e poi dar vita a Diana quando c'è tempo. E ormai quasi tutte le settimane Diana è presente in qualche locale o sotto qualche progetto. Ecco, i tuoi familiari, i tuoi genitori, comunque la famiglia, come vive questo tuo lavoro? Allora, in casa sono venuti a conoscenza della presenza di Diana nella mia vita dopo aver vinto il concorso. Dopo aver vinto il concorso sono apparso sui giornali e lì si è venuto a sapere che io ero Diana. E la reazione di mia madre è stata quella di rabbia per non essere stata invitata al concorso. Quindi è stato positiva. È stato positivo, certo. È stato anche piacevole sentire che lei sarebbe voluta essere presente lì il giorno, però meglio che non c'è stata. Tu non lavori solamente in Sardegna, o meglio, hai anche diverse occasioni per esibirti fuori dall'isola. Sì, vabbè, è il video che mi ha aiutato comunque in questo, dopo il lancio del singolo, del video musicale, che ha creato anche un po' di polemiche per il bacio tra due maschi durante le riprese. Si sono mosse un po' di cose di ospitate al di fuori della Sardegna e sempre comunque prettamente ristretto ai locali notturni, discoteche e quant'altro, però comunque un riscontro sempre positivo, cioè nel senso l'immagine di Diana, tutto il lavoro fatto comunque dà i suoi frutti e gratifica il fatto che la gente apprezza il gusto nelle scelte che facciamo. Filippo, tra l'altro, se non sbaglio, l'autore del testo, della musica, della canzone che accompagna il tuo video è l'autore che ha curato anche diversi testi per Kylie Minogue, insomma comunque per personaggi importanti. Steve Malcolmson è un ragazzo scozzese
che si è, tra virgolette, innamorato dell'immagine di Diana. È venuto a conoscenza dell'immagine di Diana perché abbiamo un amico in comune che vive lì in Scozia con lui. E abbiamo insieme deciso di provare a creare un progetto un po' più serio intorno a Diana, che è stato proprio questo di Weekend Dance, che è il titolo del primo singolo. E abbiamo avuto modo comunque insieme di lavorare ai testi, alle musiche. A me è piaciuto subito il suo operato e a lui è piaciuto subito l'immagine che noi abbiamo pensato, immaginato per il video di questa prima canzone. Filippo, ci sono delle difficoltà che tu incontri nel tuo lavoro e se ci sono, quali sono quelle principali? Prettamente inerenti al lavoro no, nel senso che ormai gli ambienti dove viene richiesta la mia presenza sono tutti pronti a quello che io ho da dare, nel senso che non c'è del pregiudizio o simili. Ormai la drag queen sta diventando un elemento fondamentale e basilare di tutte le notti più trasgressive, diciamo. Cioè, anche nei locali etero la drag queen è comunque richiesta per animazione o spettacolo, cioè, stanno arrivando anche a fare animazione nei matrimoni alcune drag queen, quindi penso sia ormai una cosa di... una figura accettata. Esatto. Per vedere Diana dal vivo, i prossimi appuntamenti partono dal 20 dicembre sino a marzo 2013 con un concorso dedicato agli stilisti per drag queen al Go Fish di Cagliari, in collaborazione con Andrea Antonio Pinna delle Perle di Pinna. L'8 dicembre invece sarà possibile vedere le installazioni d'arte viventi con Live Experiment sempre al Go Fish. We can dance, we can dance, we can dance.